Io volevo aggiungere solamente, cioè più che è stato già detto molte volte sia da Michele che da Cinelli, ma non l'ho visto abbastanza evidenziato invece nel ragionamento di Ispra, il concetto di fare un'analisi preliminare importante, fatta bene, sulla componente energetica del mare, cioè lì l'aspetto fondamentale in alcuni casi è proprio quello dell'individuazione nella sitizzazione. Prima ancora di andare a fare i test con sperimentali, di identificare le aree che abbiano quel contenuto energetico idoneo, perché se io le vado a mettere o a sperimentare poi si perde un tempo infinito. E inoltre, sempre nelle prescrizioni, scusa, sempre nelle prescrizioni, diciamo che sono quelle dalle quali poi scaturiscono gli interventi di compensazione, bisognerebbe fare diciamo, quell'attenzione nella tempistica che permetta, mi riferisco a quello che aveva detto Michele, che permetta di avere il tempo sufficiente per fare questo tipo di studi prima di andare a progettare gli interventi. Quindi ho visto un ottimo, diciamo, ragionamento schematico di come si deve andare a fare poi l'intervento, però va tenuta in considerazione una parte preliminare che secondo me di studi sia geomorfologici che dinamici che hanno una rilevanza molto elevata. Grazie. Grazie, io purtroppo non sono stata presente all'intervento che ha fatto il gruppo ISPRA, Bacci rende la porta Paganelli, ma il titolo proprio di codice di buona condotta credo che abbia chiaramente tenuto in grossa considerazione le tue osservazioni, sono basilari. Tra l'altro apro una parentesi, quando è uscito il titolo del volume, abbiamo rischiato un rapporto di amicizia trentennale con il dottor Tunesi, che ha detto: per carità, che non sembri che Ispra adesso, come dire, proponga reimpianti in modo così, insomma, diffuso e massivo. Quindi le considerazioni di precauzione, di valutazione del sito, di prescrizione che viene realizzata da un'analisi attenta delle condizioni in cui si va a operare è assolutamente la base di ogni valutazione, di ogni prescrizione che ISPRA poi contribuisce, diciamo così, anche a proporre. Io approfitto, diciamo, volgarmente del tempo che c'è per riprendere un po' un discorso che avevo accennato, cioè il ruolo che dovrebbero avere i diversi soggetti che controllano quello che si fa in mare, perché noi qui abbiamo davanti due problemi. Ci sono delle azioni che si fanno a compensazione di un danno ambientale, che devono seguire una logica, ci sono delle operazioni che si fanno addirittura per fini di restauro, che devono seguire un'altra logica. Dove esiste il danno ambientale esiste evidentemente una procedura via. Se esiste una procedura via è fondamentale che le prescrizioni siano controllate, cioè che il progetto di reimpianto, le attività siano seguite. Mi dispiace che il dottor Lazzari non ci sia più, ma una delle cose che lui mi diceva, perché mette in difficoltà anche loro tutto questo, è che per esempio, finché non viene richiesta l'ottemperanza, di fatto la Commissione non può esercitare un'azione di controllo. E questo ha un effetto, e ha un effetto soprattutto perché poi si creano delle situazioni in cui, come dire, chi vuole remare contro, vederci del male, chi vuole colpire, non so, l'Enel e quindi protesta contro qualunque cosa si faccia, trova dello spazio, non solo, ma se non c'è controllo non c'è nemmeno avanzamento, perché non ci dimentichiamo che queste sono attività commerciali che si fanno per guadagnare, non parliamo di attività scientifiche dove la buona fede e la volontà di fare meglio prende il sopravvento, ma se è un'attività commerciale, quelle di cui vi ho parlato io sono attività commerciali, con un interesse scientifico, ma sono attività commerciali. Devono essere sostenibili e produrre utile, ma devono assolvere anche al fine, cioè quello di tutelare la cosa pubblica o di compensare il danno alla cosa pubblica. E perché questo avvenga c'è bisogno di un grande rigore. E purtroppo la nostra prassi attuale, non per cattiva volontà o per, diciamo, mancanza di interesse, non ce lo consente. Quindi ci vorrebbe probabilmente anche un'attenzione procedurale. Così come probabilmente le azioni che possono essere fatte a fini di restauro dovrebbero essere valutate anche quelle attentamente nella loro progettazione, perché
perché è chiaro che tecniche diverse possono avere risultati migliori, essere idonee in siti diversi. Quindi questo è fuori discussione e c'è bisogno, e in questo io credo che ISPRA debba giocare un ruolo fondamentale, di avere, come dire, più controllo delle procedure a garanzia di tutti, far diventare queste attività un beneficio collettivo, far crescere la nostra capacità comune di fare bene, ma questo lo si può fare solo con delle regole molto chiare. Per quanto tutti noi conosciamo le cose che abbiamo ascoltato perché sono pubblicate nei libri, però abbiamo avuto l'opportunità di vederle, ascoltare dei relatori che ci hanno raccontato l'esperienza. Li abbiamo qua, possiamo fare delle domande. Ma quello che mi ponevo io è una domanda, diciamo, che rivolgo all'ISPRA ma anche al Ministero dell'Ambiente. Una sintesi dal vostro punto di vista delle cose che avete ascoltato e letto, qual è? Quale potrebbe essere? Perché io l'idea che mi sono fatta è che laddove sia necessario, premesse, le premesse di Tunesi, del direttore, sono tutte là, noi non dobbiamo impattare quando si può evitare. Ma laddove si può o si deve ripristinare? Probabilmente tutti questi metodi che abbiamo visto possono funzionare, alcuni possono funzionare bene in un posto, altri in un altro, ci può essere una sinergia. Ma chi tiene la regia di questo? C'è una regia a livello nazionale? C'è, perché uno sforzo è stato fatto adesso. Mettere insieme delle competenze, produrre un volume, ma qual è il seguito? C'è un seguito, ci potrebbe essere un seguito che possa consentire alla comunità scientifica, ma anche alle agenzie che si occupano di queste problematiche ambientali, nonché al Ministero, di avere veramente una possibilità di intervento, di azione e di comprensione? Grazie. È una bella domanda. Ma Questa esperienza di oggi, che è stata fortemente voluta dal gruppo interno di ISPRA che segue questa tematica e che voglio ringraziare, adesso sicuramente ne dimentico qualcuno, ma insomma Tiziano Bacci, Francesco Rende, Barbara Laporta, Daniela Paganelli, più chi dimentico, ma più tutti gli altri, sono tanti, hanno fortemente insistito per avere questa occasione oggi, proprio perché è un primo momento che ha, come dire, fatto un po' il punto della situazione sulle esperienze che sono state fatte, quindi per trovare anche una sintesi, perché quello che effettivamente manca spesso in molti settori anche di monitoraggio che ISPRA segue, sono delle condizioni di riferimento che siano poi applicabili, perché sono state discusse, accettate, valutate come come applicabili, e quindi delle procedure che in qualche modo consentano di lavorare e di valutare in condizioni più possibile trasparenti, più possibile certe e il più possibile efficaci. Quindi questo è stato un primo momento. Noi immaginiamo che nel futuro, anche con la strutturazione più definita, no, della mission dell'istituto, che è ancora, come dire, in fase di definizione, si dovrà con il Ministero e con le ARPA fare un'azione, come dire, di programmazione, di progettazione, di definizione dei ruoli, ma anche delle iniziative che dovranno essere prese per portare a sintesi le evidenze che ci sono, che sono state fatte, che danno dei risultati, che li danno questi risultati e queste evidenze, se c'è un monitoraggio sufficientemente lungo e quindi adeguato a seguire certi processi. Questo è un altro aspetto molto importante. In questo senso la comunità scientifica diventa il nodo centrale per fornire quelle indicazioni di gestione all'amministrazione che poi garantiscono appunto di poter efficacemente decidere in fase di valutazione se procedere con un sistema, ovvero se ritenere inefficace il progetto di reimpianto, di riforestazione, e quindi pensare a sistemi, diciamo, di mitigazione diversi o sistemi di intervento diversi. Professor Cinelli.
Io avrei un'idea, nel senso che oggi abbiamo così illustrato quello che sono, che è lo stato dell'arte. Il volume è uscito, è stato preparato 4 anni fa almeno, o 5, quindi non riporta quelle che sono le ultime, gli ultimi gridi, le ultime grida rispetto a questa problematica. Forse una riedizione un pochino più completa, perché io ho visto delle cose di cui non conoscevo assolutamente la messa in atto, e quindi probabilmente, nonostante tutte le difficoltà che ognuno di noi incontra, è andata avanti queste cose che lo interessano, e quindi credo che una messa a punto più attuale, forse anche del manuale, un appendice o qualcosa del genere, forse non andrebbe male. Sono assolutamente d'accordo, devo dire, è durata tanto la gestione di questo volume, perché la gestione nel senso del coordinamento dei contributi, e poi nell'editing finale, e poi nella pubblicazione, e poi nella pubblicazione solo sul sito e non, diciamo, su carta, è durata un po' di tempo, quindi sicuramente diciamo, i contenuti devono essere aggiornati. Io mi auguro, poi lascio parlare Tiziano Bacci, che è uno degli autori, che ci sia l'occasione di fare questi aggiornamenti veloci. Ahimè, ricordo anche che il manuale di metodologie analitiche per i monitoraggi, che è uscito nel 2001 e che tutti chiedevano fosse aggiornato, e lì c'è Chiara Maggi che annuisce, poi in realtà non, come dire, per tutta una serie di motivazioni non siamo ancora riusciti a produrre l'aggiornamento che tutti richiedono. Quindi non voglio, per carità, dire che non si farà o si realizzerà in tempi lunghi, ci proviamo, perché sono assolutamente iniziative assolutamente importanti e utili, che possono poi avere anche una ricaduta pratica molto importante. Tiziano Cappucci, aspetta, forse lui voleva dire qualcosa. Volevi... sull'aggiornamento, per riagganciarsi al professor Cinelli. No, per riagganciarmi semplicemente in realtà alla domanda precedente, diciamo che da come si è vinto il manuale è strutturato in due parti, al di là, diciamo, una nota introduttiva è diviso in due parti, due capitoli che vi dicevo, diciamo, più importanti. Il primo capitolo è in qualche modo un po' lo stato dell'arte, ma in termini procedurali, cioè noi abbiamo in qualche modo analizzato in maniera critica tutto ciò che era presente in letteratura, proprio per cominciare a dare dei paletti su quello che è libro e procedurale, e quindi andare dalla fattibilità dell'opera fino al, in qualche modo, capire come effettivamente il monitoraggio è andato avanti e se si è riuscita quindi dell'opera, e quindi così facendo abbiamo cominciato a mettere i paletti per nulla banali, perché ovviamente possono essere d'aiuto a chi opera, diciamo, in campo, non solo dei lavori ma anche all'amministrazione, in qualche modo devono gestire questi aspetti a livello amministrativo. Per quanto riguarda invece la seconda parte, abbiamo volutamente lasciato la parola a chi effettivamente ha lavorato sul campo in termini di trapianto e in termini di monitoraggio, perché noi come ISPRA ad oggi non eravamo in grado assolutamente di sintetizzare ciò che era lo stato dell'arte, in quanto comunque le operazioni non sono ancora tantissime, la bibliografia a supporto non è tantissima, c'è molta letteratura grigia, e quindi era, diciamo, secondo noi sbagliato come analizzare e sintetizzare ciò che in qualche modo è presente in letteratura. Abbiamo semplicemente lasciato la parola a chi effettivamente ha fatto le operazioni di trapianto e monitoraggio per sentirci dire da loro effettivamente quali sono stati i risultati. È ovvio che, diciamo, da qui in avanti si potrà aggiornare quali sono i casi studio, se ce ne mancano qualcosa, diciamo, ovviamente noi potremo aggiornare facilmente, insomma, quello che è rimasto fuori, però insomma un primo tentativo, ecco, di quello che si potrà fare è che i casi studio che al momento sono presenti in Italia e comunque forniscono informazioni per una storia di avanzamento, sia sulle tecniche, che ovviamente sono molteplici, in futuro potranno essere utilizzate a seconda del substrato ovviamente di indagine, sia appunto sui problemi che tutti voi avete riscontrato e quindi ovviamente, diciamo, in seguito farete meglio. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito innanzitutto, il mio sarà un intervento brevissimo, e per ricordare appunto che quando ho lavorato all'ICRAM fino al 2008,
fin quasi agli ultimi giorni, appunto, avevo partecipato, coordinato un progetto che guardava la parte emersa delle spiagge, quindi agli spiaggiamenti della Posidonia oceanica, che proprio prima da Tunesi sono stati ricordati come una delle fazioni, delle matrici più importanti nei casi di errata gestione. E quel progetto individuava, peraltro con un riconoscimento di buona pratica, due possibili sviluppi nella caratterizzazione e nella gestione della frazione spiaggiata delle banchette della Posidonia. Una era la produzione del compost, l'altra era la possibilità della reimmersione in mare. E appunto, una volta lasciato l'istituto, più di recente ci sono stati dei riscontri sperimentali, anche se ancora embrionali, di un feedback positivo, cioè di un vantaggio oggettivo, credo anche nelle operazioni di trapianto, di ripristino del posidonieto in mare. E quindi mi chiedevo se è una linea sulla quale l'ISPRA, il Ministero dell'Ambiente, hanno maturato una posizione o sulla quale vogliono in qualche modo condurre approfondimenti, perché anche in virtù dello sviluppo normativo che c'è stato, a oggi sembrerebbe arrivato il momento, insomma, di affrontare anche questa possibilità come soluzione, sia frammista a strutture rigide composte da blocchi, sia appunto in altre condizioni dove il minimismo comunque consente la conservazione di questa frazione spiaggiata, quindi una simulazione artificiale di quello che il mare poi fa naturalmente quando smonta queste banchette e le restituisce nella colonna d'acqua. Altri interventi? Non ci sono risposte. Valeria, non ci sono. Io ho passato il microfono apposta. No, nel senso, un invito a un ragionamento più o meno condiviso, però credo importante. Cioè, oggi se la normativa prevede che con questo materiale ci si possa fare del compost, quindi possa essere possibile la produzione agricola, e credo che ci si possa iniziare a ragionare in maniera concreta sulla possibilità di rimergerlo in mare, insomma. Sì, ci si può ragionare, diciamo. Non oggi, cioè. Ecco, appunto. No. Anche perché, come dire, l'oggetto era differente, però non voglio, come dire, chiudere, non considerare la. Io una considerazione che faccio rispetto a questa giornata, rispetto al lavoro fatto fino adesso e anche in merito agli stimoli che sono arrivati con questo breve giro di discussione è il seguente. Noi abbiamo avuto qui oggi i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente che si occupano di questi aspetti con i loro vertici anche, abbiamo avuto il dottor Di Maldi, componenti della commissione lì, che ci hanno trasferito una sensibilità da una parte sul lato procedurale, dall'altra invece su una sensibilità più ampia. Abbiamo i rappresentanti della comunità scientifica che hanno seguito in tutti questi anni con esperienze pluridecennali il tema. Abbiamo anche hanno collaborato con loro rappresentanti del mondo privato, quindi giustamente ci ricordava Scardi, poi dopo queste sono attività non di carattere scientifico. Allora, l'aver messo insieme questo che rappresenta, io, quelli che mi conoscono sanno, non mi occupo principalmente di Posidonia, quello che diciamo che ritengo però sia importante da una giornata, da una discussione come questa, e aver messo in piedi un'iniziativa che ha creato una rete su un aspetto che ha tante ricadute di natura scientifica, di natura industriale, di natura ambientale, su un oggetto che, come diceva Renato Grimaldi, è inutile ripeterne il valore, la sensibilità, eccetera. Allora, questo è un primo lavoro che ha messo insieme queste esperienze. Io credo che il lavoro possa continuare, generata questa rete, generata questa possibilità di mettere a comune le esperienze. Il professor Cinelli ci diceva adesso, noi c'ho alcune cose, io magari non erano proprio in quello che conoscevo del tutto, quindi
diventa fondamentale questo scambio di esperienze. Il permanere di questa iniziativa può suggerire all'amministrazione, noi chiaramente come istituto come dire, abbiamo una funzione di conoscenza e quindi di ricerca applicata, eccetera, è una funzione di responsabilità e di indirizzo. Qui abbiamo voluto, come dire, sintetizzare e quindi avere poi la possibilità di proporre. Vedo, si parlava anche dell'estendere questo alle agenzie, cioè buon Nicola Ungaro, che è amico e viene dalla Puglia. Il messaggio sta passando. Adesso, al di là, oltre l'iniziativa di Ispra, è importante che questa rete continui in qualche modo a mantenere alta l'attenzione su questo con lo scambio. Poi le proposte di Sergio Cappucci, che non rientrano nel trapianto, ma sono nel contenuto generale della posizione, poi possono essere in qualche modo valutate. Quindi la considerazione, credo di poter condividere, no, Anna, con tutti coloro che hanno partecipato, è di mantenere questa iniziativa, diffonderla, noi questa l'abbiamo messa in rete, mantenere questo modello di collaborazione e vedere come organizzare la prossima puntata. Prego. No, penso che, come dire, questa chiusura, che non è una chiusura in realtà, ma è un arrivederci alla prossima occasione, sia condivisa da Ispra e spero condivisa dalle ARPA. Ci dispiace che oggi l'ARPA Liguria non abbia potuto, come dire, presentare il suo contributo, ma con le ARPA abbiamo un rapporto, diciamo, di raccordo e di, sì, appunto, costante. Quindi ci auguriamo, appunto, che ci sia presto una prossima puntata e un aggiornamento che deve vedere coinvolti sicuramente i soggetti che oggi hanno partecipato a questa iniziativa. Quindi Emi, non so se vuoi dire qualcosa, se no chiudiamo ringraziando tutti per la partecipazione. Okay, io vorrei dire che sono lieta di questa giornata, perché è di approfondimento ma di conoscenza. È importante è stata la presenza del dottor Grimaldi, che non si sposta facilmente, cioè, vuol dire, non presenzia tutte le iniziative, e quindi è un segnale molto importante, molto forte. Questo l'ho accolto, ne abbiamo parlato anche poi fuori dall'aula. Io penso che ci siano gli estremi per parlare, ovviamente, con il nostro presidente e il direttore, ma anche per fare degli incontri mirati con il Ministero e capire quali sono, e poi a noi all'interno con il sistema agenziale, per capire quali sono, più che gli aggiornamenti soltanto di questo volume, che vabbè è necessario, ma diciamo che è un po' la parte secondaria degli aspetti, e trovare proprio delle metodologie da condividere, quindi delle linee guida. Sarebbe auspicabile trovare proprio dei punti comuni, ma anche l'individuazione di questi luoghi. Veniamo adesso dalle linee guida di individuazione dei siti per il nucleare, voglio dire, ormai siamo sempre su questi argomenti molto scottanti, quindi direi che forse rivendichiamo un po' questo ruolo, però ci deve essere anche un mandato. Non voglio essere la burocrate della situazione, però ecco, diciamo, le competenze le abbiamo, le professionalità le abbiamo, le condividiamo con il sistema nazionale, con gli enti con cui ci relazioniamo, con il Ministero, però appunto dobbiamo avere anche un mandato per cui siamo chiamati in campo ufficialmente, quindi anche riconosciuti. Io direi che questo è il vero scopo del prosieguo di questa giornata, almeno dal punto di vista istituzionale. Grazie. Grazie.